Massimo Carlotto, scrittore affermato. Io, guarda, ti dico subito la verità, ho letto un solo tuo libro, che mi è piaciuto tantissimo, quindi, ed è Il Fuggiasco. Questo tuo libro racconti la tua vita, tutte le tue peripezie. Sì, è un libro comunque del passato, uscito dal 1995, quindi sono passati già quasi 18 anni da quando è uscito quel romanzo. Ma è il libro che rispecchia un po' la tua vita. Sì, è una parte della mia vita. Io credo che un uomo abbia una vita e molte esistenze, quindi esistenze. A me ha colpito moltissimo quando tu sei stato a Città del Messico, soprattutto il fatto che tu hai vestito diverse maschere, diciamo. Ah, diversi personaggi, era una sorta di quotidianità possibile, quindi. Sei stato un bravo attore. Ma questo non lo so, poi in realtà nessuno mi cercava, per cui non lo saprò mai questo. E invece in Sardegna, come mai si è approdato in Sardegna? Amore, mia moglie è sarda, quindi ho vissuto 15 anni in Sardegna. Di Di dov'è tua moglie? Cagliari. Ah, di Cagliari. Ascolta, mentre invece tutti gli altri tuoi libri, io mi riservo di leggerne qualcun altro ancora, sono tutti di fantasia o sono legati alla realtà? Nessuno di fantasia, sono tutti legati alla realtà. I miei romanzi nascono sempre da un'inchiesta e dopo diventano romanzi. E quindi c'è un lavoro di documentazione, un lavoro di grande fatica alle spalle. Ma i romanzi, anche quando sono di fantasia, sono sempre di grande fatica. I miei, anziché basarsi sulla fantasia, si basano su fatti realmente accaduti o su inchieste. Massimo, posso darti del tu? Sì. Certo. La scrittura è un qualche cosa di innato oppure c'è un esercizio? Il tuo amore per la letteratura quando è nato? Ma mia moglie la letteratura boh, è nato, credo già essere forti lettori fin da bambini. Credo che la lettura sia il primo meccanismo utile che porta verso la scrittura. La scrittura è una mescolanza di fattori, indubbiamente ci vuole un po' di talento e poi comunque è una professione, quindi come tutte le professioni, fatica, metodo, capacità di capire come funziona un progetto Quanto letterario. tempo dedichi alla scrittura? Sì. Per un progetto, dici? Ma Ma di solito un progetto tra la raccolta del materiale e la scrittura va sui due, fra i 2 e 3 anni, insomma. tu hai vissuto il carcere, ha lasciato un'impronta indelebile dentro di No, per niente. Se c'è un'esperienza del passato, appunto. Se uno vive legato alle cose del passato, non. Cioè, credo che la qualità della vita sia molto Tu diversa. ora vivi in Sardegna oppure No, vivo a Padova. ti trovi bene? Ma io mi trovo bene Sei un cittadino del mondo. ovunque. Tra tutte le Sì. nazioni che hai girato, dove sei stato meglio? Ma sono stato bene in Spagna, sono stato bene negli Stati Uniti, sono stato bene in Nicaragua, beh, un sacco di posti. Ultima domanda, e così abbreviamo la tortura. No, Obbligatoriamente politica, come stai vivendo questo momento dell'Italia? è un momento pessimo, anzi, un momento tragico. Io credo che sia necessario rifondare questo paese, proprio dalle fondamenta, bisogna ripensare a un paese, a un futuro possibile, a un futuro diverso, e credo che il primo passo sia mandare a casa questa classe dirigente. Dopo il Fuggiasco, che cosa dovrei leggere io? Dammi un consiglio sui tuoi. L'ultimo, respiro corto, un bel romanzo. Un bel romanzo. Grazie. Grazie a te.